Joe e Luis Arena. Pochi istanti dopo la conclusione dell'incontro, Giovanni Minchillo, splendido protagonista, è salito vicino a lui anche la moglie, con le lacrime agli occhi nella tensione di questo incontro. Signora ha sofferto molto, non riesce a parlare la signora Minchillo. Grande, splendido protagonista Luigi Minchillo. Riesci a dire qualche cosa, Luigi? Come no? Posso parlare benissimo. Bravo! Hai fatto? Sei un campione. Bisogna lavorare al colore. Comunque, non ho sfigurato per niente, anzi. Ma no, questo lo hanno visto tutti in Italia. Sei stato grande. Per parecchio tempo, sperando che adesso non ci siano le critiche. No, quali critiche? Non credo proprio. Non ho abituato oramai tanto alle critiche. No, ma questa volta avrai giustizia sicuramente. Siamo in attesa del verdetto. È stato naturalmente un incontro durissimo. Ha preso il microfono Thomas Hearns, che probabilmente vorrà rivolgere qualche parola al suo pubblico. Thomas Hearns ringrazia naturalmente un pubblico che ha accolto numeroso 18.453 spettatori. Anche il padre, oltre alla moglie, il fratello di Minchillo lo abbraccia. Ecco l'abbraccio al centro del ring tra Luigi Minchillo e Thomas Hearns. May I see the score? Thank you. Okay. Just I want to be sure to let... Very happy. È stato ancora annunciato il verdetto. Applaudito dal suo pubblico Thomas Hearns, ma anche Luigi Minchillo ha avuto la sua parte di applausi. Viene messa la cintura a Thomas Hearns in anticipo sulla proclamazione del verdetto, un verdetto che naturalmente non potrà essere diverso dalla vittoria ai punti di Thomas Hearns. Ma la sorpresa, la vera autentica sorpresa di questo incontro è stata la splendida prova di Luigi Minchillo. Un commento a caldo di Giovanni Branchini. Mi piace lui di me. Sono molto contento per lui. Meritato. Ha perso quasi la voce Giovanni Branchini all'angolo in questo durissimo incontro. 120 a 110, 10 punti per quanto riguarda Chavarria, 118 a 109 il canadese Jutras, 120 a 109 il giudice Ramos. Questo vuol dire che il solo giudice Jutras ha attribuito due riprese a Minchillo, mentre tutti gli altri, Chavarria e Ramos, invece hanno dato tutte le riprese a Minchillo, scusate, tutte le riprese ad Hearns. Quindi non c'erano dubbi sul verdetto, ma la grande prova di Minchillo non va sottovalutata, va anzi sottolineata. Resistere alle bordate di un picchiatore come Thomas Hearns. Just one word for the Italian television, Thomas Hearns, campione del mondo dei medi 1. What about Minchillo? Did he surprise you? Ti ha sorpreso? I couldn't say that he surprised me. He was a great fighter, which I thought he was. I never underestimate Minchillo. Always thought that he was a great opponent. I feel that a man with a 42-2 record, you have to be good. Anyway, congratulations. I have to say that in the future, Minchillo will be a champion. Number one. Ha detto che lui non ha mai sottovalutato nessun avversario, quindi anche Minchillo è stato un grande avversario, è contento, soddisfatto di averlo battuto, ha anche aggiunto, forse con un po' di cavalleria, dice, secondo me, dice Minchillo, diventerà numero uno. E sono le parole del campione del mondo e il meritato riconoscimento alla splendida prova di Luigi Minchillo. Qui si conclude, amici di Canale 5,
questa difficile avventura. Noi siamo stati contenti di avere sostenuto Minchillo nell'effettuazione di questo incontro, siamo orgogliosi di aver portato le splendide immagini di questo incontro, un incontro che ha avuto l'esito che forse tutti prevedevano, ma non si poteva prevedere che Luigi Minchillo fosse così bravo, così coraggioso e così resistente. Mentre Thomas Ernst rimane meritatamente campione del mondo dei medi junior, a Luigi Minchillo l'ammirazione e gli applausi di tutta l'Italia sportiva. Qui Rino Tommasi da Detroit, buonanotte.